parte che ci dice che questi abati avevano questa, questo rito grecanico, grecanico, ecco perché dice grecanico, questo rito grecanico era praticamente praticato in tutte le abbazie, non solo, ma anche in tutti, da tutti i vescovi suffragati. Se noi andiamo a esaminare i vescovi come sono raffigurati nella famosa porta di bronzo di Benevento, stanno raffigurati con il modo di benedire alla greca, così, e non così. Cioè, se voi vedete il Papa, quanto dà la benedizione? Dalla parte la benedizione è così. I vescovi, compreso l'arcivescovo a Benevento, usavano questo rito, cioè questo sistema qua, per emergere. Tutto questo medioevo penso che sia la cosa più importante a cui dovremmo tendere e a cui, se si riuscirà a realizzare il centro studi medievali e Celestiniani, perché Celestino è un prodotto di quella cultura. Noi, Celestino è un personaggio talmente non conosciuto, talmente sconosciuto e talmente non compreso proprio perché non si ha la percezione esatta di quello che era il nostro medioevo. Sembrerà strano, oltretutto ci lasciano dietro la favoletta nata ai Serbi, nata a Santa Gerimosana, e serve proprio a toglierci la vera ricerca su Celestino. Vi dicevo di Faifo. Mentre Peter Hert, che è l'autore più famoso che ha scritto su Celestino, definisce Faifoli piccolo monastero benedettino di Campania. D'accordo? Ebbene, le due fonti primarie per chi deve ricostruire la vita di Celestino, sia la cosiddetta autobiografia che autobiografia non è, e sia la famosa Vita Cini, non parlano mai di monachesimo benedettino. Allora, che monaco era Celestino? Pietro? A questo punto vedete che cambia tutta la prospettiva. Adesso vi leggo, allora, uno dei più grandi studiosi della questa liturgia pretanica, questa liturgia benedettina, che aveva dei canti propri, avevamo dei canti, cioè noi eravamo diversi da tutti, d'accordo? Avevamo un calendario liturgico proprio, avevamo dei canti propri. E vi dicevo prima del segno, ieri 18 dicembre ricorreva, cioè noi a Benevento avevamo una festa particolarissima, dedicata alla Madonna, sconosciuta a Roma, a fine nel 780-795. A Roma non c'era questa festa, era la festa, bellissima anche come idea teologica, dell'attesa del parto. Immaginate le vicine di casa della Madonna che sta per partorire. Una settimana prima, ecco, vedete, c'è tutta una logica nelle cose. Fanno festa a questa donna che deve partorire, ma deve partire per andare a Betlemme. Cioè, c'è tutto un discorso immenso, estremamente bello, dietro questa festa. Roma non ce l'aveva, non ce l'aveva. Quindi c'era proprio addirittura vi dico un altro particolare. Nel calendario liturgico, che ho cercato di ricostruire, però sono stato un pioniere e tutto da sviscerare, c'erano addirittura due Pasqua. Noi tenevamo due Pasqua. Una Pasqua fissa al 27 di marzo e la Pasqua mobile come la Pasqua in base al calendario di Natale. Si festeggiavano tutte e due. Vedete, sembra una sciocchezza. Oltretutto, il mio concetto primario è una frase di un grande studioso, il Gerberg, dice
si parla poco di quello che è la liturgia, ma se voi analizzate la liturgia avete la storia. Uno dei più grandi studiosi di questo rito che ha ricostruito Parrucchio, un monaco benedettino, non sarebbe affatto esagerato affermare che lo studio dell'antico rito beneventano è, soprattutto per i monaci, si riferisce ai benedettini, un vero soggetto di attualità, l'altro medioevo. Molto si scrive da qualche anno su San Benedetto e sulla sua regola, ma una questione che non ci si è mai posti è: qual era la messa che si diceva ai tempi di San Benedetto? Qual era la messa che si cantava? Era tanto evidente, cioè sembrava tanto evidente per ognuno, che la messa di San Benedetto che era la messa romana. Ma questo è assolutamente falso. Se sì, è assolutamente è falso, cioè completamente falso che si diceva la messa romana. La messa che si diceva, la messa che si cantava al tempo di San Benedetto era la messa beneventana. Ed è, per poco che si rifletta, pur anche un solo istante, una verità caparissiana. Non poteva essere diversa vera. Nel periodo in cui San Benedetto è vissuto e scritto la sua regola, ma ci si poteva rendersene conto quando ancora si ignorava persino l'esistenza di una liturgia locale nell'Italia del Sud. La verità che emerge con assoluta evidenza nello studio del parallelismo tra l'organizzazione liturgica prevista da San Benedetto e quella dell'antico rito benedettino. Questo sarà, tra l'altro, l'argomento del nostro prossimo articolo. Vedete che la storia è rivoluzionata. Il Medioevo va riscritto e concludo con la frase che ha messo nel comunicato stampa. Vi sono due modi di scrivere la storia. Vi sono due storie, la falsa e la vera. La prima è descritta ai bambini, delle scuole primarie, da quegli professori che amano propaganda e titoli. L'altra, la storia vera, ha un carattere quasi confidenziale. Vedete, siete venuti solamente voi. Tanto è ristretta l'elita per la quale si rivolge. Il nostro intendimento è di far vedere fuori questa storia vera, questa storia. È chiaro che ci vogliono dei tempi lunghi, per questo abbiamo previsto 7 incontri. E bisogna partire anche da molto lontano, cioè questa sera parleremo di cose che sembreranno avulse, cioè l'arrivo dei barbari, quello che è successo, gli scombussolamenti che ci sono stati. Perché? Perché? Il mio metodo storico, d'accordo, è mi domando perché. A questo punto dopo ci troveremo nelle ultime due lezioni, dopo che avremo parlato del monachesimo tipico nostro, dopo che avremo parlato della liturgia beneventana nostra, ci troveremo un celestino qui, profondamente diverso. E tanto diverso che dopo ci potremo spiegare perché lui, dopo una decina di giorni che è Papa, scrive una lettera all'arcivescovo di Ravenna, era la residualità concettuale più bizantina che ci fosse, dove dice, spiega lui stesso la sua idea di Papa. Guardate che Celestino V, le cose che ha fatto sono straordinarie, ma vanno contro Roma, vanno tutte contro nella direzione alta da Roma. Grazie di averci. Ci mancherebbe.